Con l'aggiornamento Next, nome Sky sperimenta una riscrittura quasi integrale della sua formula ludica. Un'inarrestabile ondata di novità che ha riplasmato il titolo di Hello Games sotto una luce completamente inedita. Dopo aver viaggiato per molte ore nel cosmo procedurale di No Man's Sky, possiamo darvi quindi il nostro giudizio definitivo su un update tanto ambizioso quanto gigantesco. La prima modifica realmente percepita passa per il comparto visivo, che è stato reso più pulito, con modelli poligonali maggiormente dettagliati e nuove animazioni. Next, insomma, garantisce a No Man's Sky un colpo d'occhio piuttosto appariscente che incrementa notevolmente il coinvolgimento del giocatore. Tramite l'aggiornamento, inoltre, la struttura del farming è stata rivista, corretta e ampliata. La tavola degli elementi è stata interamente riscritta e con essa tutti i biomi dei pianeti. Ai vecchi e nuovi elementi si aggiungono poi i loro derivati, aprendo la strada ad inedite meccaniche di combinazione e di produzione degli strumenti desiderati. Se è vero che inizialmente il cambio delle meccaniche produttive rischia di disorientare l'utente, è altrettanto indubbio che Hello Games sia impegnata a fondo per ridefinire gli equilibri e le quantità richieste, assicurando un crafting articolato ma fluido. In questo labirinto di meccaniche inedite, a farla da padrone è il nuovo comparto multiplayer. A inizio partita ci verrà chiesto se caricare il nostro salvataggio o entrare casualmente in quello di un viandante sconosciuto. La cooperazione tra i viaggiatori spaziali è uno degli elementi che permette a Next di mostrare tutto il suo potenziale, aprendo l'esperienza a un grado di interattività del tutto nuovo. I giocatori possono ora aiutarsi a costruire basi, a raccogliere materiali, sopravvivere nei territori ostili ed erigere interi villaggi su un pianeta in comune, oppure possono scontrarsi tra di loro, cercando di sottrarsi le risorse a vicenda. Una feature molto importante, inoltre, è rappresentata dall'aggiunta delle navi mercantili. Ottenibili previo pagamento salvando i comandanti dalle rappresaglie dei pirati, queste ammiraglie gigantesche attendono il nostro comando per andare in missione e rientrare con preziose risorse. Data la mole che le caratterizza, ci danno anche l'opportunità di costruire al loro interno una base e di ospitare la nostra navicella. Forniscono poi spazio addizionale per il nostro inventario, garantendo slot extra sui quali riversare materie e bottini. Al nostro mercantile possono essere associate navi minori che andranno a infoltire la nostra flotta e che potranno essere inviate in missione. I mercantili sono suddivisi per capacità offensive, di supporto, commerciali e industriali, valori dai quali dipenderanno i risultati dei vari incarichi. Un'altra importantissima novità riguarda l'uso della terza persona, che modifica non solo le interazioni con il mondo e la percezione di sé all'interno del gioco, ma anche il modo di approcciarsi alle meccaniche generali. Se da una parte infatti la visione in soggettiva beneficia di un sistema di puntamento più preciso, la terza persona offre uno sguardo d'insieme più ampio e semplifica di molto le sessioni platform. Con l'aggiornamento sono stati aggiunti anche nuovi contenuti narrativi e nuove missioni che rendono più vario il nostro viaggio tra le stelle. Accanto ai numerosi lati positivi, purtroppo, non mancano alcune mancanze di natura tecnica. Tra bug più o meno gravi, con penetrazioni, cali di frame e instabilità dei server, insomma, No Man's Sky Next deve ancora essere rifinito fin nel minimo dettaglio prima di risultare completamente soddisfacente. In definitiva, l'aggiornamento Next riporta in vita No Man's Sky e apre la strada a un nuovo modo di approcciare il titolo di Hello Games. Un concept già visionario agli esordi, ora trae beneficio dalle dinamiche multiplayer che permettono di creare situazioni sempre nuove anche fuori dai consueti obiettivi offerti dal gioco. È un peccato, pertanto, che l'esperienza appaia ancora abbastanza sofferente dal punto di vista tecnico. Se verranno risolti questi problemi e il supporto nei prossimi mesi si rivelerà costante, allora il futuro di No Man's Sky sarà davvero grandioso.